legge un'email, oggi è il 6 di marzo 2018. Però ha stampato a mezza via, chi non se legge niente le scritture? È strano, chissà perché. Ciao fratello Matteo, questo è un certo Stefano che mi scrive. Sono Stefano, ti seguo da molto, credo sin dal 2012. Ogni volta che ti chiudono il canale penso sempre che questo mondo non funziona. Purtroppo vengono colpiti sempre i più deboli. Mi dai veramente tanta compagnia ed i tuoi video mi regalano quella serenità che anche io come te ho perso. Sì, parlo proprio di quella serenità affettiva. Quando ti sento parlare mi pare di sentire la mia storia. Anche io come te sono reduce dal crollo di un matrimonio. Poco dopo ho conosciuto una donna che mi aveva fatto innamorare come un bambino ed è durato 3 anni. Ero rinato e parevo aver dimenticato tutto il dolore subito per il crollo del mio matrimonio. Quando le cose parevano essersi allineate con la mia nuova compagna, una sera mi dice con molta fredda naturalezza che aveva conosciuto un altro e si era innamorata di lui. Diceva che erano cose naturali, che potevano succedere e che non poteva farci nulla. Per me è stato un lampo a ciel sereno, visto che il giorno prima mi chiamava amore e diceva di amarmi come mai le era accaduto di amare nessun altro. Ho dovuto subire l'abbandono della donna che ho amato di più, forse di un amore più grande di quello che provavo anche per la mia ex moglie. Ho tenuto in tutti i modi di riportarla da me, ma non ci sono mai riuscito. Era ormai presa da quella altra situazione, di tutto quello che eravamo stati non ne è rimasto nulla, come se mai fosse accaduto, il nulla. Allora ci dammo una mano, solo che io non ho saputo più niente, nemmeno una spiegazione, niente, zero. Sono proprio come se non fossi mai nato e proprio in niente, capito? Come se io non ci fossi mai stato, non è esistita la storia che ci ho avuto praticamente. Invece a te ti ha dato spiegazioni. Quindi, caro Matteo, ti comprendo molto. Ora, dopo 3 anni, posso dire di aver superato il grande dolore. Ho passato come te momenti di estrema amarezza, giorni in cui me ne rimanevo a letto a fissare il soffitto pensando a tutto quello che di bello avevamo passato. Avevo paura anche di tornare nei luoghi che abitualmente frequentavamo insieme io e lei. Sembra che il mondo non funzioni. Ah, paura di starci male, evocando i ricordi. Adesso ho solo paura di amare di nuovo. Il dolore è stato grande e dilaniante. Spero passi e torni ad essere ancora quello di un tempo. Sembra che il mondo non funzioni più, non ci si rimette nulla a sotterrare una storia. Da solo potevo solo soffrire, perché l'amore si fa in due e non da soli. Ti sento vicino, fratello Matteo, fatti forza anche tu, come me hai un figlio. Il mio vive con me dopo la fine del matrimonio, quindi ho lui che quotidianamente mi dà il coraggio per andare avanti. Per te è un pochino più difficile, visto che non lo hai accanto ogni momento. Però lui c'è ed ama il suo papà di un amore indistruttibile e non come l'amore finto che ti dà una donna. Ti ringrazio con tutto il cuore per le tue produzioni e per tutto quello che fai per i tuoi veri fans. Le tue imprese titaniche sono stupende, sempre condite dal tuo esilirante modo di fare ed essere. Che Dio ci benedica sempre, Matteo, e ci guidi sempre verso la via migliore. Tantissimi auguri, con affetto, Stefano. Guarda, Stefano, io te voglio dire una cosa. Che dopo tutto questo non si può più riuscire ad amare una persona o avecce perlomeno la fiducia. La fiducia ormai è finita e le parole stanno a zero, anche se io posso parlare fino ad una mattina, un anno intero, 2 anni interi, finché Dio mi dà la vita. Guarda un po', il tramonto di oggi, 6 marzo, già è finito tutto, verso la cassa da morto, vedi, guarda che roba. O perlomeno per il corpo verso la cassa da morto, ma per l'anima, se ci affidiamo all'amore vero, quello che non finisce mai, vivremo per sempre, nell'amore e nella gioia e nella pace. Però questa pace ce la dobbiamo costruire, però per costruirsela è difficile a discorre, è difficile. E dobbiamo basarci sul pianeta per costruire la forza. Per donarci la forza in noi stessi dobbiamo basarci e affidarci a Dio tramite la natura. Poi per chi è che non crede in Dio, che non sono credenti, credono alla natura, però sono credenti, perché è evidente
È meglio di cucì, guarda che splendore, guarda che spettacolo. La natura ci ricarica, io mi sto ricaricando dopo un mese di pianti totali e basta adesso a piagni. Adesso la natura mi ricarica, mi rigenera e quindi adesso c'è la svolta definitiva per me, per te e per tutti coloro che hanno tribulato e sofferto compagno a me. Non vale la pena soffrire per chi è che ci si sta a divertire adesso, se stanno a divertire. Quindi loro si divertono e perché noi dobbiamo piangere mentre gli altri ridono e si divertono e fanno quello che gli pare? Per quale motivo? Perché? Perché chi è che vuole bene sinceramente e non potrebbe mai fare una roba così del genere che da punto in bianco dal giorno prima al giorno dopo finito tutto, sparisce tutto, qualsiasi cosa, uno praticamente un amore finisce da punto in bianco zero. Allora quello era un amore del cazzo, per il cazzo è un amore del cazzo e non è un amore, capito? Un amore dura sempre, un amore non può finire da punto in bianco, capito? Un amore del cazzo finisce subito perché c'è un altro cazzo amore. E invece un amore vero non dura sempre, non finisce mai. E poi ti dico una cosa, il karma, sai cos'è? Il karma è una ruota che anche se te per esempio te lasci con uno che da punto in bianco te lasci, vai con un altro, oppure io vo con un'altra, no? Per esempio, no? Ipotizzando che ero io a posto della controparte. Comunque vada, se il karma di una persona è legato a un'altra persona, prima o poi, più poi che prima, quanto ti pare a te, poi sta con 100 persone, poi scopa a destra e manca, e poi andà chissà con tutto il mondo intero, comunque vada, dopo il karma ti riporta insieme, capito? Uno se può smattire, se può smateriare, può piagne, se può disperare, può andare con un mascello di donne, con un mascello d'uomini, con un mascello di incroci. Comunque vada, se tu c'hai il karma che alla fine te riporta la stessa persona di prima, ci ritorni. Poi smattite quanto te pare, allora non vale la pena manco a smattice, capito? Se quella te ci ripensa, che dice, oh, sto cazzo m'ha rotto i coglioni, ma rotto, adesso mi metto un'altra volta col cazzo di prima, e allora dopo terpia, capito? Terpia. Tepia e te manda via, tepia e te manda via, terpia. Se è il karma, terpia. Quindi oggi come oggi siamo sgambiati per un oggetto di consumo, come una macchina da demolì. Siamo automobili da demolì. Una volta che hanno fatto un uso che la macchina non ne può più, che è sbudellata, oppure la macchina che è da demolì, te demolisce apposta. Siamo come oggetti di consumo ormai, oggi come oggi. Siamo ormai identificati non come persone, come sentimento, come un cuore, come un qualcosa di amore, ma no, l'amore è ormai, come posso dire, l'amore è diventato... E non più amore ma un oggetto di consumo che tu lo consumi come una bottiglia d'acqua. Tu una volta che hai finito l'acqua all'interno, la bottiglia la butti via ante la riciclazione, oppure la butti per terra, la butti via, finito, chiuso, basta, non esiste più. Stessa cosa noi tutti e siamo ormai diventati in questa economia, commercio mondiale, oggetti di consumo. Io non me l'aspettavo mai da essere stato e da essere un oggetto di consumo, però eppure siamo così, siamo diventati materiale, non siamo più spirituale e c'emo un cuore, c'emo i sentimenti, niente, non c'emo più niente, è finito tutto, siamo persone, c'emo una dignità di persona, c'emo dei sentimenti, c'emo un cuore che batte. E il giorno prima, io ti amo, sei la mia vita, ci vediamo, io ti amo, ti amerò sempre, te sei il meglio che c'è, il giorno dopo a posto, finito tutto. Allora la bottiglia è stata finita, l'acqua è finita, la bottiglia dopo, il giorno dopo si butta via. Che cos'è? Questi sentimenti, questa è una falsa, è una presa in giro. Qualcosa di molto grave, contro la dignità della persona, contro i sentimenti, contro tutte le cose più belle in assoluto e la verità dell'amore. Quindi stiamo condannando l'amore, privandoci della gioia e della felicità vera.
perché privandoci dell'amore ci priviamo della vita. Quindi, senza giudicare nessuno, purtroppo siamo diventati come oggetti di largo consumo. Ma non siamo oggetti. Stefano, non siamo oggetti. Mentre questa se sta divertì, scopa rotta de collo, te, divertete pure te. Va, scappa con gli amici, cosa so, conosce qualchidù. Fa come te pare. Cerca da trovare il modo da divagarti. Da trovare il modo da non pensarci. C'hai tuo figlio dentro casa, te fa un po' divagare. Però, oltre tuo figlio, ci deve avere delle amicizie. Da sgambiare quattro parole, da scapparci insieme, da fare qualche cena insieme. Piano piano gli amici te tirano su de morale, te lo dico io per esperienza. Dopo un mese de pianto, dopo un mese intero de pianti, delusione al massimo, sbudellamenti, scutolamenti per terra, mi buttavo giù per le scale da per me. Quindi è stato molto grave la situazione. Adesso non c'è più fiducia né niente, ormai non c'è più fiducia, le chiacchiere stanno a zero. E il ti amo, amore, amore mio, i cuori, tutto falso. Adesso io do i cuori a chi è che voglio, do tutti i cuori, e nell'immagine, mi piace l'immagine, do un cuore, e do un commento positivo, bello, do un cuore. Il cuore simboleggia un bene che te piace, quello che t'ha scritto, ci metti un cuore come simbolo di affetto, tutto lì. È solo un contesto che se dà a tutti, però alla fine lo dai a tutti, ma alla fine alla persona che tante volte ami di più di tutti, anche se lo dai, però quella tanto a sua volta lo dà a tutti, e allora non si capisce più niente, capito? C'è un brodo, e il sentimento ormai è solamente un oggetto di consumo. Il corpo, il sentimento ormai, l'amore è il corpo, finito, chiuso, la carne. E invece il sentimento va al di là del corpo, va al di là dei soldi, va al di là del potere, e il sentimento non finisce. Se è vero amore, non finisce dal giorno e il giorno dopo, dalla notte del giorno prima al giorno dopo, o alla sera del giorno prima o il giorno dopo, non finisce. Deve essere che non è stato amore, te teneva come oggetto, oppure non lo so, oppure era amore all'inizio, dopo si è stufata, per non fatte sta male, te diceva amore fino alla fine, e dopo t'ha inculato, però a te l'ha spiegato, te l'ha detto. Comunque, oggi come oggi siamo ormai diventati oggetti di largo consumo, e questa è la realtà. E noi, per tirarci su de murale, energizziamoci per merito e per mezzo del pianeta. Il pianeta Terra, la mamma Terra ci ama, ci fa trovare sempre nuove alternative, nuove delusioni, nuove inculate. Però se noi ci energizziamo col pianeta Terra, non ci illudemo, non credemo a una o uno che ci dice ti amo, sei la mia vita, ci dai cuori, non ci dobbiamo credere più, è tutta una stronzata, tutta una falsa. Noi siamo solo oggetti di consumo per i loro desideri, oppure per i loro comodi, oppure perché siamo determinati una rota di scorta. Finché c'è la rota che vabbè, bene o male, finché vabbè, eccoci. Quando è stata consumata, uno mette la rota nuova e quella lì la butta via, a posto, finito. Finché dura, fa verdura. Dopo, quando non dura più, te cambia, a posto, finito, non esisti più. Se butta via. Eccoci è. Siamo ormai ridotti un materiale di largo consumo, una rota di scorta, e quindi non crediamo più se una persona ci dice ti amo, mi manchi, sei la mia vita, oppure sei il meglio che c'è, io non pierò mai nessun altro uomo, oppure un'altra donna, capito, se è ambele i sessi, no, oppure incroci, quello che è. Non dobbiamo credere più, no, basta. Non dobbiamo porre fiducia a queste frasi, a questi cuori, che determinano solo e esclusivamente falsità tremenda. Quando meno te l'aspetti, non c'è più nessuno, sparisce tutti dalla circolazione, per altri cazzi e fighe, oppure incroci. E quindi noi non dobbiamo assolutamente permetterci di averci fiducia di nessuno, perché questi, noi, potremo cadere in fallo, tutti noi siamo peccatori. Quindi dobbiamo solamente fidarci del creatore, dopo per chi è che non ci crede deve fidarsi solo della natura, che ci sostiene, ci ama veramente, l'amore è vero, perché ci sostiene,
ci fa vivere, ci fa persistere. Ancora ci dà i frutti, la natura, la mamma terra, il pianeta terra, no? Che è la stessa identica cosa. Quindi ci ama il pianeta terra, c'è il suolo terrestre che lo calpestiamo. Guarda, qui io so nella terra che respira, drana, e c'è le energie positive, quelle che tutti noi ci abbiamo bisogno. Guarda, io sto sotto casa mia, c'è tutto il suo campo qui, bellissimo, guarda che roba. Meglio di così l'amore, questo è vero amore. Non l'amore delle dinamiche di relazioni, e che basta una cazzata che già ci si agita, finisce tutto, oppure basta che trova una persona, l'altra persona trova un altro o un'altra che gli piace di più, a chi è che... Chi è che sta presso lì, che se crede che sta in paradiso, dopo da punto in bianco ti trovi senza niente. Quindi non ci dobbiamo assolutamente illudere più, mai, mai più, mai più, mai più illusioni, mai più credere ai cuori di WhatsApp, mai più credere ai cuori di Facebook, mai più credere ai cuori di Instagram. Sono tutte stronzate, perché quando meno te l'aspetti finisce tutto, come il Titanic. Noi vivemo come dentro il Titanic, tutti la baldoria facevene, dopo finisce tutto. Ecco qua, adesso guarda le galline, io vado. Ecco qua un po' la pasta, vediamo un po' se la mangi nella pasta. No, magna, guarda, chissà se gli piace, vediamo un po' se mangiano i bucolotti.